Le tre cose fondamentali in un lavoro di punteggiatura. Uno, la preparazione del supporto. Due, il personale, quindi chi applica, l'applicatore, chi è che fa il lavoro di pittura. E tre, i materiali, il tipo di materiale che si impiega. Queste sono le cose di base, fondamentali. Senza una buona preparazione non è possibile fare un lavoro di pittura decente. Di qualunque lavoro si tratti, o dell'applicazione della carta da paradigma, o di un decorativo, o di una tinteggiatura semplice, o di una verniciatura, di qualunque cosa si tratti, la preparazione del supporto è alla base di tutto. Ci sono pitture vecchie che in esfoliazione, quindi che sono in fase di distacco, quindi togliere tutte le parti in fase di distacco, stuccare se necessario, rasare se necessario, dare la mano di fondo, imprimitura se necessario. Nel caso dei decorativi, assicurarsi di leggere le schede tecniche, le schede di sicurezza dei prodotti e il modo di applicazione, quindi applicare i vari fondi che vengono sempre specificati su ogni decorativo, su ogni casa, su ogni marca, qualunque marca sia, che sia Sikkens, che sia Giorgio Gaisan, che sia qualunque marca.